Clima incandescente a San Siro. Il Borussia è il dente avvelenato con l'Inter per l'episodio della lattina. Ci pensa Bellugi a placare i bollori dei tedeschi. È il 3 novembre 1971. L'Inter gioca col Borussia Mönchengladbach, è una doppia sfida di Coppa Campioni che viene ricordata più che altro per la famosa lattina di Coca-Cola che colpisce la testa a Boninsegna. La lattina che viene tirata in testa a un giocatore, quel giocatore sono io, non ci ha mai creduto nessuno, ma fu tutto vero. Svenny, eravamo il 21esimo o il 20esimo del primo tempo, avevo appena fatto gol, perdevamo 2-1, però l'arbitro ci fece ad ampi gesti che la partita a quel punto lì era finita. Loro vinsero 7-1, ma noi pensavamo che la partita ci fosse data vinta. Facemmo la partita di ritorno a San Siro, quella del 4-2, che è un risultato positivo per noi, però poi purtroppo venne fuori questa sentenza che ci fecero rifare la partita a Berlino. Però a Berlino la partita finì 0-0 e passammo il turno noi. Diciamo che era una partita, quella di San Siro, importante, nel senso che dovevamo dimostrare comunque di non essere quella squadra vista dopo quel famoso 7-1, partita che poi ovviamente non fu convalidata per la lattina che colpì Boninsegna, dico io per fortuna, in modo che ci fu la possibilità, appunto, giocando poi in casa a San Siro, di dimostrare comunque che non c'era tutto questo divario tra noi e il Borussia Mönchengladbach. Quindi fu una bellissima partita, vinta meritatamente, oltretutto con un gran gol di Bellugi, che non era di certo un goleador. Bellugi faceva lo stopper, era un difensore, pensava soprattutto a marcare gli avversari, difficilmente faceva gol, non a caso con l'Inter ne fece uno solo, ed è questo, visto che era l'unico che avrebbe segnato, probabilmente pensò che doveva essere eccezionale. In realtà questo è un tiro da attaccante, un tiro con una coordinazione perfetta, una precisione di tiro eccezionale, e credo che sia uno dei più bei ricordi che Bellugi si porta dietro della sua carriera di calciatore.